Ciao a tutti. A grande richiesta, vediamo come possiamo esercitarci nella mira. Abbiamo visto, ma tantissime volte, andatevi a vedervi i video precedenti che per quanto riguarda la mira, io peroro veramente la mia strategia di mira, che è quella di non guardare assolutamente la punta della freccia. Non guardare. Guardare non vuol dire non vedere. Io guardo il centro del bersaglio, il punto da colpire, e vedo la punta della freccia che fluttua nei paraggi del punto da colpire, probabilmente sempre in modo diverso, perché le mie catene cinetiche muscolari sono sempre, non sono mai precise e perfette tutte le volte che effettuo il mio tiro, quindi la punta della freccia, pur rimanendo sempre in un punto diverso, la freccia va sempre nel centro, sempre, quasi sempre nel centro, anzi. Quindi come allenarci a utilizzare questa strategia di mira, che è quella di non guardare la punta della freccia, ma di vederla solamente, ma avere a fuoco, perfettamente a fuoco, il centro del bersaglio. Questo ci verrà molto utile nel tiro 3D, per esempio, dove non abbiamo un vero e proprio punto preciso, quindi noi guardiamo il punto da colpire, lo sbinocoliamo prima, no? Guardiamo il punto da colpire, fissiamo quel punticino, quella molecola, quell'atomo, quel piccolissimo pezzo che ci siamo, che abbiamo in mente da colpire, e la freccia fluttuerà da qualche parte, la vediamo fluttuare da qualche parte, e però la freccia va esattamente in quel punto. E noi dobbiamo sfruttare questo nostro sesto senso, no? Che è la porzione del nostro cervello che ci permette, attraverso la propriocezione, il senso cinestetico, di avere questo sesto senso. Quindi sfruttiamo, no? Guardiamo solo il centro da colpire e non guardiamo la punta della freccia, ma la dobbiamo vedere. Io normalmente dico che questa è una mira istintiva facilitata, no? Perché la freccia la vediamo sempre nello stesso punto, più o meno sempre nello stesso punto, però non collimiamo, non cerchiamo di mettere insieme le due cose. Ma ripeto, come allenarci a questo? Beh, intanto, per allenarci a sfruttare questa particolarità che il nostro cervello ci mette a disposizione, e nell'arco nudo, credetemi, conta tantissimo, poi dobbiamo prendere una visuale da 80 cm. Vediamo qua, no, questa non è, è una visuale da 80 cm ridotta, quella che adoperano i compound nelle gare di tiro alla targa all'aperto, che vedete fino al 5. E questa va benissimo da utilizzare anche nel tiro indoor. Quindi se vi state allenando in palestra in questo periodo e volete provare ad allenarvi a utilizzare questa strategia di mira, potete prendere una di queste targhe qua. Come fare? Beh, vi prendete un pennarello nero e andiamo a scurire solamente la X, quindi la X, che non il 10, è solo la X, che la X nella targa da 80 è esattamente 4 cm, quindi è grande come il 10 nella targa da 40. Ok? Andiamo a scurirla e la facciamo diventare completamente nera. Ecco, questo ci servirà tantissimo come punto di riferimento. Ma perché faccio questo? Ma voi lo sapete già perché lo faccio. Quante volte nel tiro indoor avete sentito dire, oppure vi è capitato,
ma sicuramente se non vi è capitato l'avete sentito dire. Quando avete fatto il tiro indoor che la freccia ha colpito nel centro, oppure due frecce hanno colpito nel centro e ha provocato un bel foro, una macchia nera, è molto più facile fare centro perché si ha questo punto di riferimento. Quindi ecco che entra in gioco proprio questa propriocezione, senso cinestetico, che ci permette proprio di teleguidare la freccia col pensiero al centro del bersaglio. Ecco, noi abbiamo questa macchia nera che ci servirà da punto di riferimento. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in ancoraggio normalmente, come sempre facciamo, ma da quando partiamo, quindi già da questo momento in qua, dobbiamo fissare quella macchia nera e non agganciarla col nostro sguardo e non mollarla fino a 2 secondi dopo che la freccia ha impattato nel bersaglio. Riuscite a fare questo movimento? Quindi aggancio il puntino nero, lo tengo agganciato, bon, posso distogliere lo sguardo. Ok? E questo è il primo passo. Il secondo passo è quello che lo tengo agganciato, la punta della freccia la vedo fluttuare sulla destra del puntino, o sotto il puntino, o sopra il puntino. Non cerco di spostare la punta della freccia in un altro punto, Con l'allenamento, la punta della freccia si posizionerà con l'allenamento. E mi devo allenare con calma. Vedete, come abbiamo visto tante volte, è un passo di danza. 1, 2 e la freccia è già in comfort zone. È già nella zona dove io la voglio, tutte le volte lì, la vedo sfocata, ma tutte le volte andrà lì, perché la mia propriocezione, il mio senso cinestetico mi permetterà col mio subconscio di ottenere questo risultato perfettamente tutte le volte. Io devo solo concentrarmi sul centro da colpire e la freccia andrà sempre nel centro. Provate a fare questo, però ci dovete credere, perché qua è un po' controintuitivo, perché normalmente l'intuito, lo stereotipo della mira è sempre quello: io devo collimare due punti in modo tale che sono poi sicuro che vada. Ma io non sono bloccato, non sono fermo, quindi io tutta la mia forma di tiro è tutto un modo dinamico che non è mai uguale. È impossibile ripetere esattamente tutti gli sforzi muscolari che faccio durante il tiro. Oltretutto non abbiamo neanche nessuna stabilizzazione, quindi è praticamente impossibile avere il tiro ripetitivo alla perfezione. Quindi dobbiamo sfruttare anche qua la propria sezione, il senso cinestetico, che ci permetterà di ottimizzare e di perfezionare la nostra forma di tiro e di renderla effettivamente ripetitiva, ma ripetitiva grazie alla propriocezione. Ok? Quindi aggancio il bersaglio, lo aggancio, ecco, agganciato, non lo mollo, la freccia è nei paraggi, allineamenti, espansione, rilascio. Ok? Provate, dai, scrivetemi nei commenti se siete riusciti e se avete bisogno di qualche altro
di qualche altro consiglio, non ci sono problemi. Poi se volete darmi supporto, ricordatevi del libro. Ciao a tutti!